d'Italia 2019 è archiviato. La maglia rosa è Richard Carapaz, ma sono tutti i primi sul traguardo del mio cuore. Questo verso di Alfonso Gatto è stato ripreso da Fabio Genovesi in un libro che è stato edito nel 2013 e di cui io ho assistito alla presentazione. Infatti è il libro che mi ha fatto scoprire Genovesi ed è anche autografato. Ma è stato riedito adesso da Solferino, siccome Fabio Genovesi ha dato la sua voce al commento al giro e l'ha reso veramente unico quest'anno. Anche leggere questo libro è piacevole pure per chi, come me, di ciclismo non capisce molto, perché è un libro epico. È chiaro che a Genovesi, per Genovesi, chi vince non è quello che arriva primo. Vince chi sa reagire con un guizzo di italianità ai problemi che si creano di volta in volta, alle strade che ti salgono e ti diventano schiaffi d'asfalto, a queste strade che ti guardano negli occhi nelle salite, a queste discese che diventano precipitose. Dice Genovesi che sembra che un dio ciclista si sia divertito a disegnare l'Italia. E questa corsa, che questo torpedone che corre, che l'attraversa tutti, è un unicum che partecipa alla gente, perché è l'unico sport in cui non sei tu che devi spostarti, ma è il giro che ti arriva sotto casa e li corre, un po' come se ti citofonassero un giorno e dicessero: ehi, siamo Milan e Juve, stiamo combattendo, stiamo facendo una partitella qua al cortile di casa, affacciati un po', vieni a vedere pure tu che cosa succede. Questa è la bellezza del giro, e che ti mostra i campioni veri, e lui sa raccontare storie del passato, storie del presente, ma anche città. La prima cosa che fa Genovesi quando arriva in un luogo è acquistare tutti i quotidiani del posto alla ricerca di notizie curiose con cui condire i suoi racconti, perché i veri protagonisti non sono soltanto i ciclisti, sono anche i personaggi, le persone del popolo, che sono diverse, stai comprando uno trattato di antropologia andare dietro al giro. Ci sono dei paesi in cui le persone che distribuiscono i souvenir vengono prese letteralmente d'assalto, poco ci manca il linguaggio, e delle altre zone, soprattutto in Trentino, che ormai non si sente tanto in Alto Adige, non si sente tanto italiano, in cui nessuno guardava, e addirittura raccontano una signora, quello è stato proposto, vuole un cappellino, vuole un portachiavi, è stato risposto: no no, grazie, preferisco di no, non saprei che farmene addirittura. E invece il ciclismo è uno sport grande, nazionale, che per il momento, dice Genovesi, è latente, manca il grande campione italiano, quello che faccia ancora palpitare i nostri cuori. Non avremo il grande campione, ma abbiamo un grande narratore, Fabio Genovesi, tutti i primi sul traguardo del mio cuore.